Angelini sono arrivati segnali che ti aspettavi, in pareggio, in rimonta, nella tana della capolista, prova di personalità comunque della tua squadra. Sì, una grossa prova di personalità al cospetto di una squadra forte. Oggi è stata una partita giocata benissimo. Abbiamo saputo soffrire, però abbiamo saputo anche imporre il nostro gioco. A tratti della partita veramente abbiamo dominato, abbiamo messo in grossa difficoltà il Chieti. Il rammarico è stato paradossalmente dopo il pareggio nostro che si è accesa un po' la partita e lì noi siamo un po' usciti fuori dai giochi, perché dal punto di vista temperamento lì dobbiamo crescere. Però abbiamo saputo soffrire. Credimi, oggi penso che il pareggio sia stato un pareggio giusto. Il rammarico da quello che mi dicono anche il gol loro è in palese fuorigioco, però a dire il tutto penso che abbiamo giocato contro una squadra forte, forse la più forte del girone, perché Rosa ha veramente giocatori importanti. Soprattutto il primo tempo, forse ti aspettavi un approccio migliore da parte dei tuoi nella prima mezz'ora? Ma guarda, sapevamo che il Chieti, anche per la situazione ambientale che si era creata, partiva forte dal punto di vista temperamentale e noi siamo stati bravi a reggere l'urto, però sinceramente anche nel primo tempo abbiamo giocato a calcio, abbiamo fatto bene. Abbiamo sbagliato forse il primo quarto d'ora dove eravamo un po' troppo lontani in fase di possesso con i due mediani, però poi sinceramente abbiamo creato dei grattacapi importanti al Chieti, abbiamo avuto occasioni per fare gol, le occasioni che hanno creato loro, soprattutto nel primo tempo, sono i nostri errori tecnici e noi da quel punto di vista dobbiamo migliorare. Anche il gol loro è venuto da un grosso errore tecnico nostro, però ripeto, quando sbagli con giocatori così forti poi è più facile per gli avversari farti male. Loro ci hanno fatto male, però c'è stata una grossa reazione da parte dei ragazzi. Per concludere, Fossombrone e Castelfidardo sembrano giorni lontanissimi per un Teramo che è in graduale crescita e oggi un pareggio che va dedicato anche ai tifosi. Sì, pareggio dedicato ai tifosi, però io per me non sono giorni lontanissimi, ci penso sempre alle partite negative che abbiamo fatto, perché noi dobbiamo capire che in quelle partite non le dobbiamo ripetere più, noi siamo questi, però per essere questi dobbiamo lavorare giorno dopo giorno, partita dopo partita e mai sottovalutare, rispettare sempre l'avversario che vai a affrontare, perché questo è un campionato veramente difficilissimo. Oggi avete visto anche dei risultati un po' strani, però è un campionato bello da disputare, bello fare queste partite, l'importante è che i ragazzi ogni domenica hanno queste prestazioni.